Dopo il jacuzzi lanciato dal consigliere regionale del PD Andrea Biancani su una presunta retromarcia di impegno di fondi del PNRR per il recupero dell'ex complesso psichiatrico San Benedetto, l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi, tirato in ballo nel cosiddetto dietro fronte, decide di intervenire silenziando le polemiche e rinnovando l'impegno al recupero della struttura pesarese di corso 11 settembre all'abbandono da decenni. Quell'immobile è inutilizzato ed in degrado al centro della città di Pesaro e solo grazie a questa amministrazione regionale e al mio assessorato in modo particolare si è addivenuti ad un accordo che prevede su quell'area una ristrutturazione ed un riutilizzo. Anzi, grazie a questo intervento della regione, il comune di Pesaro ha potuto fruire di 15 milioni di euro di fondi pubblici ministeriali per la ristrutturazione di una parte di quell'immobile. Per il resto deve dare, sempre il Comune di Pesaro, alla Regione Marche 1.100.000 euro perché quella parte che ristruttura noi ovviamente gliela cediamo a titolo oneroso. Noi stiamo aspettando quel 1.100.000 euro per poter partire con un progetto complessivo di riutilizzo che rimetterà a nuovo tutta quell'area e non parliamo di un semplice appartamento, parliamo di 30.000 metri quadri, cioè la riqualificazione di un'intera area del centro storico della città di Pesaro, quindi un'operazione molto molto importante. Il Comune di Pesaro, o meglio il consigliere Biancani, dovrebbe ringraziare questa amministrazione che dopo 30 anni di immobilismo ha fatto sì che si potesse ripartire con un riutilizzo di quell'area, una messa in sicurezza a norma e a nuovo splendore di quell'immobile. Quindi noi stiamo lavorando per questo, scansiamo le polemiche, andiamo avanti con il progetto, la Regione Marche procede in questo senso, il Comune di Pesaro proceda con la ristrutturazione. Basta con le polemiche e guardiamo avanti e lavoriamo.